serrande abbassate, pochi turisti, strade scorrevoli e zone a traffico limitato aperte. Tutti in fila davanti ai negozi, a distanza di sicurezza, trasporto pubblico semivuoto. Roma non è paralizzata, ma certo l'effetto del decreto "io resto a casa" si vede e si sente. Stiamo continuando a dare il servizio, limitando gli ingressi a 2 per volta e cercando in tutti i modi di avere meno contatto possibile. Abbiamo serie difficoltà, poche direttive, non riusciamo a sopperire le richieste delle persone. E noi siamo aperti, finché non arriverà un'ordinanza che dobbiamo chiudere, siamo qua, i clienti pochi ma vengono. Gli affari vanno? No, non molto, siamo aperti perché dobbiamo stare aperti, perché quei pochi clienti che sono rimasti vogliono essere serviti. E c'è chi cerca normalità. Spesa normale o spesa da emergenza? No, normale. Normale? Normale, sì. Posso chiedere che ha comprato? Ho comprato le mele, i pomodori, il vino, le uova, e la verdura e il latte. Ma anche chi prova a dare un senso a questa pausa forzata. Sto facendo riprese per un documentario, sfruttando appunto questa situazione che abbiamo, meno gente, meno rumori. Il negozio è chiuso, sto con la chiave girata e sto chiuso dentro da solo a pulire tutto il locale. Così lo faccio disinfettare i clienti quando sarà il momento di riaprire.